Buonasera, giovedì 29 ottobre, sono passate da poco le ore 18, siamo di nuovo collegati per questa conferenza stampa eh, per fornirvi gli aggiornamenti naturalmente sulla questione contagi, ma anche per fare il punto di una giornata che è stata particolarmente intensa per discutere sui provvedimenti che vengono adottati e a livello nazionale e i distingo a livello provinciale per affrontare nel migliore dei modi. La pandemia, questa seconda ondata di pandemia. Per parlare di tutto questo, oggi abbiamo come sempre con noi il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, l'Assessore Provinciale Stefania Segnana e per l'Azienda Sanitaria il Dottor Antonio Ferro. Poi, qui con noi in sala c'è anche l'ingegner Raffaele De Colle, Dirigente Generale della Protezione Civile Trentina. Allora, partiamo come sempre dalla fotografia del eh, quadro epidemiologico. Assessore Segnana, lei ha i dati di oggi, com'è la situazione? Buonasera a tutti. Beh, oggi abbiamo fatto, nella giornata di ieri, sono stati elaborati 3.123 tamponi, di cui 1.926 dell'azienda sanitaria e 1.206 da FEM, quindi un numero molto importante di... Tamponi molecolari che sono stati elaborati. Purtroppo abbiamo 173 casi positivi rilevati appunto a seguito di questo alto numero di tamponi che è stato effettuato e purtroppo appunto i ricoveri sono cresciuti a un numero di 118 con 9 terapie intensive e anche oggi registriamo tre decessi di cui appunto uno avvenuto presso l'ospedale di Trento, uno presso l'ospedale di Rovereto e non erano utenti di, ospiti di RSA e invece un decesso è avvenuto all'interno di una RSA. Eh, proprio per venire incontro a questo alto numero di ricoveri e ehm, purtroppo eh, ritenendo che nei prossimi giorni ci potrebbe essere un aumento del numero delle persone che devono essere ricoverate anche perché eh, dei positivi di oggi, 59 hanno più di 70 anni, l'azienda sanitaria si sta organizzando con eh, la sospensione dei ricoveri in alcune sezioni degli ospedali di de Santa Chiara, di Tione e di Clesse. Questo proprio per iniziare. A predisporre alcuni reparti per poter eh, accogliere pazienti che so, appunto, risultano positivi, che hanno bisogno del, del ricovero. Dei 173 casi che abbiamo oggi, 3 hanno meno di 5 anni, 11 sono tra i 6 e i 15 anni e appunto 59 hanno più di 70 anni. Eh, ad oggi registriamo 18, nuove classi, eh, che sono 18 nuovi casi di ragazzi e bambini in età scolare e abbiamo 147 classi in quarantena, questi dati di, relativi a ieri. Grazie Assessore, Allora questo è il quadro eh, che poi approfondiremo anche con eh, il Dottor Antonio Ferro eh, in modo particolare anche sulle classi più esposte al coronavirus. Eh, abbiamo anche eh, un focus sugli anziani in modo particolare. Poi durante la riunione di questo pomeriggio si è parlato anche delle prossime festività. Però prima di affrontare questi temi volevo chiedere al Presidente Fugatti un altro eh, argomento molto sentito, cioè quello dell'apertura dei bar, dei ristoranti. Eh, C'è un'ordinanza provinciale su cui si sta discutendo da giorni, che è comunque in uh, vigore, lo ricordiamo, eh, però insomma, eh, la questione è stata affrontata anche attraverso un'operazione ascolto che si è svolta qui in provincia. Ce ne parla? Sì, buonasera. Come sapete nella giornata di ieri il governo ha annunciato, perché è stata una cosa che ci è stata annunciata, non abbiamo ancora formalmente nessun atto alle ore 18.10 uh, negli uffici della provincia autonoma di Trento, però ci è stata annunciata questa impugnativa dell'ordinanza nostra che avevamo sottoscritto nei, nei giorni scorsi. Noi eh, oggi, come ieri, eh, continuiamo a dire che quell'ordinanza, secondo noi, è un'ordinanza legittima, presa su basi sanitarie, eh, dovuto anche semplicemente al fatto che eh, se vi è stato, stato concessa la possibilità eh, di usufruire del servizio dei ristoranti nel momento del pranzo con determinati protocolli e determinate caratteristiche del servizio, la stessa cosa vale anche, vale anche la sera. Quindi diciamo, il rischio sanitario non è certo, certo, non è certo eh, dovuto a, a a usufruire dello stesso servizio anche la sera rispetto a mezzogiorno perché comunque veniva dato viene dato nella stessa, nella stessa eh, modalità quindi per noi questo ancora vale vale la, la, la convinzione di questa, di questa ordinanza è chiaro che è di fronte ad un'impugnativa con la quale si prevede un contenzioso si profila un contenzioso davanti alle autorità competenti con eh, con, eh, con il governo e ovviamente sono in corso eh, consultazioni e, eh, e dialoghi con le categorie eh, interessate e quindi questo è lo stato delle cose però alla data eh, odierna noi per noi non cambia nulla lo diciamo per chi è interessato l'ordinanza eh, prevede a questo punto un una, un giudizio di fronte al Tribunale amministrativo il giudizio potrebbe essere nel giro di eh, pochi giorni come al massimo di, eh, di un mese, quindi vale, ecco, nel senso che eh, oggi l'ordinanza vale pur se eh, il governo ha annunciato una un'impugnazione. Un Dall'altro lato, quindi per noi non cambiano diciamo, le questioni di tipo sanitario, sono quelle dell'altro giorno, sono quelle di oggi perché è stata costruita con un'impostazione particolare. Dall'altro lato che è stato affrontato dal, dall'assessore, questo dato di, eh, che, che va crescendo il numero di persone che sono contagiate, che hanno un'età eh, superiore ai 70 anni. 59 nuovi positivi di oggi su 173 hanno un'età superiore ai 70 anni. Il 62% dei ricoverati ha un'età superiore ai 70 anni. È un dato che sta cambiando, è cambiato negli ultimi giorni e sta cambiando in questo momento. E sta cambiando perché eh, cresce il numero degli interessati e contagiati e soprattutto ricoverati che hanno un'età superiore ai 70 anni. Non nascondiamo che questo ci crea una forte preoccupazione, ci crea una forte preoccupazione perché la prima ondata sappiamo che aveva caratterizzato fortemente la popolazione anziana e qui si sta profilando una stessa situazione di quel, di quel tipo. E quindi, la giunta provinciale con la sua task force sta ragionando sulla, sul rischio per la nostra popolazione anziana di essere ancora una volta fortemente colpita. Non devo fare io il padre dei nostri settantenni, dei nostri ultra settantenni, però dobbiamo assumerci la responsabilità di una situazione di rischio per questa particolare categoria. Eh, ricordiamo cosa avevamo impostato nel momento del, del, primo, del primo lockdown, la forte attenzione. Eh, sugli anziani io personalmente mi ero anche diciamo lasciato andare facendo alcune affermazioni ad hoc per far capire agli anziani che certi, che certi comportamenti dovevano essere, dovevano essere attenzionati che non poteva essere tutto, tutto come prima purtroppo vedo che la cosa si sta ulteriormente avvicinando a quella, a quella situazione e in questa fase in cui da qui a pochi giorni ci troveremo sui nostri cimiteri a festeggiare le ricorrenze che, eh, che ci aspettano nel, nelle chiese, ehm, ci, sentiamo di, ci sentiamo di chiedere una forte attenzione ai nostri anziani. Lo diciamo per i nostri anziani, lo diciamo ai giovani che si avvicinano agli anziani, lo diciamo a, a difesa di questa, di, di questa categoria anagrafica. E quindi mh, vogliamo la massima attenzione. Per le prossime festività, sappiamo che le prossime festività non sono solo ritrovarsi sui cimiteri, le famiglie che si ritrovano o ritrovarsi nelle, durante la messa, vuol dire ritrovarsi nelle case, vuol dire che i parenti che vengono da fuori, da lontano o comunque dai comuni vicini, ci si ritrova nelle, nelle case, se va eh, do, dopo il cimitero, se va nella casa eh, a ritrovarsi. Questo sappiamo che è prassi ed è una bella cosa. Stavolta non, non è solo una bella cosa, stavolta è rischioso. Stavolta è rischioso e i segnali che ci vengono dall'azienda sanitaria sono quelli che nei giorni successivi all'1 e il 2 novembre e quindi tra l'1 e il 2 novembre e il 10 14 novembre si prevede un picco dei contagi per la popolazione ultra settantenne. Questi sono i dati. Ho l'obbligo di dirlo, ho l'obbligo di comunicare ai cittadini trentini, soprattutto alla parte anziana che è previsto questo picco di contagi tra, eh, il, dopo il 10 di novembre. Quindi quello che ci sentiamo di dire è che nell'occasione delle feste che adesso si avvicinano, la massima attenzione la massima attenzione, perché eh, sono feste particolari dove anche si ritrovano eh, molti anziani, dove dobbiamo avere una, una forte, una forte, un forte senso di responsabilità in questa. In questa fase. Mi sento di dirlo, non voglio creare allarmismo inutile, sia chiaro, eh, però dobbiamo avere anche la, la coscienza da, da Presidente della Provincia Autonoma di Trento di dire le cose come, come, come stanno. Oggi, i dati di oggi ci dicono appunto che eh, abbiamo raggiunto un numero massimo, penso non abbiamo mai raggiunto questo numero di tamponi trentino 3132 in un giorno e 1926 dell'azienda sanitaria 1206 della FEM. Voglio ringraziare tutte queste persone che costantemente lavorano da mesi su questo, su questo, su questo fronte e che, e che permettono questa continuità dell'attività eh, di screening eh, che viene che viene, viene concessa. Presidente, stanno arrivando molte domande da parte dei colleghi che riguardano un po' il decreto ristoro, un po' il discorso dell'incontro con le categorie, però prima sì, voleva concludere perché altrimenti passerei al dottor Ferro con un approfondimento sul dato dei contagi, come volete voi comunque. Allora, dottor Ferro, ho una, domanda, ho una domanda che eh, riguarda i tamponi, oggi ne sono stati fatti più di 3.000. Eh, ci sono nuove persone testate, 549, cioè un sesto alla luce dei tantissimi positivi. Chiedo a un collega come leggete eh, questo dato voi medici. Eh, bu buonasera a tutti, eh, è un dato interessante per quanto riguarda la, anche la visione del contact tracing, che in molte regioni d'Italia sapete è completamente saltato, mentre da noi vedete che. Abbiamo un circa un centinaio, 98 casi identificati da sospetto diagnostico e quindi con sintomatologia, mentre abbiamo ancora 75 casi identificati grazie a, allo screening o attività di contact tracing. Quindi in, in Trentino continua comunque un'attività eh, eh, che cerca in, in qualche modo di circoscrivere. È ovvio che in questa situazione, tra l'altro, oltre a questi tamponi, eh, questi 3.000 tamponi, vi sono poi anche i tamponi antigenici rapidi che vengono fatti sia dall'azienda che anche dalle strutture private. Quindi sono altri numeri per cui la capacità in questo momento di, eh, di scrinare e di trovare i positivi è estremamente alta. In Trentino abbiamo un numero di casi quindi identificati che ci permette comunque di isolare. In questo momento lancio però una, un appello molto forte eh, che andremo a discutere nei prossimi giorni con la medicina di famiglia, ovvero quello che, a fronte di questa situazione epidemiologica, del fatto che quasi un tampone su quattro di quelli rapidi fatti sui sintomatici sia positivo che in questo momento storico bisogna cambiare prospettiva di sanità pubblica e quindi bisogna considerare a rischio ogni situazione in cui una persona si trova con una sindrome influenzale. In questo caso è bene che ognuna di queste persone con sindrome influenzale Tampone o non tampone si metta in isolamento lui e il suo nucleo familiare, fino eventualmente all'effettuazione di un tampone rapido su questi. Nonostante vedete i numeri alti, vogliamo arrivare a dei numeri ancora, ancora più alti, soprattutto con gli antigenici rapidi, fino all'identificazione. Perché. L'unico sistema che veramente funziona per arginare questo virus è quello dell'isolamento e del distanziamento sociale con un'attenzione molto particolare nei confronti della popolazione ultra settantenne, come ha ben descritto il Presidente. Su questo solo una piccola chiosa. Voglio ricordare che i dati che abbiamo analizzato di mortalità, di decessi, sono molto chiari su questo. Abbiamo nelle categorie so, dai 75 all'85 anni un eccesso di mortalità che va dal 170 al 446%. In soldoni vuol dire che quasi dei, tutti dei 686 morti avuti ne abbiamo più di 600 che sono comunque collegati ad età superiore ai 70 anni. Quindi è un monito importante su cui dobbiamo lavorare nei prossimi giorni per creare veramente un argine attorno a quella popolazione a noi tanto cara che sono i nostri anziani. Su questo dobbiamo impegnarci tanto perché abbiamo visto negli ultimi 30 contagi di ultra settantenni che la maggior parte dei contagi sono avvenuti all'interno poi dei nuclei familiari oltre che all'esterno. Quindi c'è un, una necessità che tutte le famiglie si facciano carico di preservare i propri cari anziani. Bene, grazie dottor Ferro a proposito di cari e di anziani. Un paio di domande anche per l'assessore Segnana. Ci chiede un collega la situazione delle RSA, mentre un altro collega, con riferimento alla prima parte del suo discorso, ci chiede quali saranno i reparti che saranno i primi a essere riconvertiti in settori Covid. Ma i primi reparti, che poi non sono reparti, sono sezioni. Quindi non andiamo a chiudere un reparto intero e a bloccare gli ingressi in reparti interi, eh, sono la sezione di medicina, di chirurgia e di geriatria dei vari ospedali. Eh, non andiamo a chiudere reparti interi, ma iniziamo con delle sezioni. Per quanto riguarda invece le RSA, oggi abbiamo 9 dipendenti positivi distribuiti su più RSA eh, sul territorio trentino e eh, 9 ospiti positivi che quindi sono risultati da, dai tamponi che sono stati effettuati in, questi, in, questi, in queste giornate. Presidente, torniamo dunque a lei. Eh, ci sono delle domande che riguardano le ordinanze e anche un po' la situazione parallela che sta vivendo la provincia autonoma di Bolzano sul tema delle aperture. Allora andiamo un po' con ordine. Innanzitutto c'è un cittadino che ci chiede se esiste un'ordinanza che vieta il trasferimento da comune a comune. Una domanda che forse merita un po' di chiarezza. No, non esiste nessuna ordinanza. Noi abbiamo fatto una raccomandazione anche nei giorni scorsi. Che, eh, di, diciamo, di fare gli spostamenti soprattutto per quanto riguarda il lavoro, le visite familiari e la salute, però non c'è un, un obbligo di non muoversi. Ecco, allora, dei colleghi che chiaramente stanno seguendo anche la cronaca dell'Alto Adige registrano il fatto che il Presidente Compacer ha annunciato il superamento dell'ordinanza, qualcuno l'ha già tradotto invece in un ripensamento. Qual è la sua opinione e come si spiega questa situazione, Presidente? Beh, non sta a me spiegare quello che ha fatto la Provincia Autonoma di Bolzano, non ci mancherebbe. Ovviamente ci siamo sentiti col Presidente Compaccio nella giornata di ieri e di oggi e hanno ritenuto di fare questa scelta, non, non, non sta a me giudicare, ci mancherebbe. Ora, okay. ha, avuto, ha avuto sicuramente delle motivazioni fondate. Molto bene, e per quanto riguarda invece la sua ordinanza, cioè quella che ha firmato lei, il Presidente Fugatti, una collega ci dice, quindi rimane nessun ripensamento? E quali sono state le richieste delle categorie che avete incontrato oggi? No, le categorie ci hanno spiegato il loro punto di vista su questa, su questa situazione, e quindi mh, era per noi importante capire e sentire il sentiment. E quindi per noi, anche alla luce del fatto che non dobbiamo decidere adesso quello che, eh, che si dovrà fare, noi abbiamo voluto interloquire, l'interlocuzione continua e anzi in questi giorni in cui i ristoranti eh, trentini sono aperti sia a mezzogiorno che la sera, mi sento di dire, e sono aperti in sicurezza, mi sento di dire ai trentini di eh, fare in modo di di frequentarli anche perché eh, si sì, ripeto è, sarà una frequenza in sicurezza perché questo fanno i nostri ristoratori eh, trentini questo Senta, non è che i colleghi poi che hanno seguito eh, anche la manifestazione di piazza di ieri degli esercenti sia caduta nel vuoto l'appello anche il grido di dolore degli esercenti che dicono se andiamo avanti così eh, chiudiamo. Quindi ci sono delle domande che eh, riguardano appunto questo, se è vero che eh, da una parte almeno della categoria eh, arriva la richiesta o l'invito di ripensare sull'ordinanza in termini quindi di chiusura, se non addirittura alle 18 anche più spinta. E dall'altra parte invece se ci sono delle novità sul decreto ristoro, cioè gli indennizi che si temeva... Si tema tuttora che non possano riguardare il Trentino e anche l'Alto Adige, per la verità c'è questo, questo tema. Insomma. Eh, ha delle notizie in merito, Presidente? Il decreto, il decreto Ristoro è stato bollinato, mi pare, una giornata di oggi o di ieri. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri non prevede eh, diciamo, effetti su chi tuttora è ancora aperto come la provincia autonoma di Trento, quindi non ci sono eh, diversificazioni tra tra territori, va detto perché questo va detto che è un decreto legge che deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento nella fase di conversione sono teoricamente possibili modifiche quindi teoricamente uno può anche dire faccio un emendamento per eh, prevedere che chi ha tenuto aperto non, non abbia questi ristori lo troverei diciamo lo troverei una, una cattiveria, ecco diciamolo così, però teoricamente tutto è possibile, quindi io lo devo dire questo ai Trentini, però oggi per come è uscito il decreto-legge, questo, non è, questo non, è, eh, non, è, non è previsto. Quello che ci hanno detto le categorie eh, economiche, per noi è stato utile eh, sentirle, ognuna ovviamente ci ha dato le proprie, le proprie eh, sensibilità. Non sta a me, ovviamente, a dire quello che dicono le categorie economiche. È una domanda dei giornalisti, quindi i giornalisti è giusto che, è giusto che io la giro a, ai diretti interessati e, e quindi. Per noi, ripeto, questo dialogo è stato utile ed è utile, sarà utile per capire le scelte che poi si potranno fare. Ecco, domani c'è una giunta provinciale, Presidente, sarà un... Tutti giorni, come tutti i giorni, sì, c'è una giunta provinciale. Come, come tutti quindi... i giorni, sì. in questi, in questi sì, giorni se ne fa una al giorno. Vero. Come, come tutti, come molto spesso capita durante i giorni, sì. Ecco, un collega ci chiede di puntualizzare meglio, secondo uh, le sue informazioni gli esercenti non rischiano di perderli questi contributi? Parliamo sempre del Decreto ripeto ciò storia. che ho detto prima. Il decreto legge è il lavoro del Parlamento, ok, non della provincia autonoma di Trento. È un decreto, quindi è una legge in vigore. Deve essere convertita in legge, vuol dire che entra in Parlamento ed è passibile di modifiche entro 60 giorni. Io dico e garantisco che oggi questo è. Non è previsto diciamo il fatto che chi eh, è rimasto aperto, e non prende le, i, le agevolazioni riterrei diciamo, eh, sbagliato e inopportuno che nel percorso parlamentare, cioè nella fase di conversione, venisse introdotto che in, che in determinati territori qualora fosse stato concesso un'apertura una, un fossero esonerati dai, dai contributi, però lo devo dire teoricamente è, è fattibile. Poi mi sembra molto difficile oggettivamente, perché sarebbe, eh, sarebbe pesante come intervento. Grazie Presidente, credo che abbiamo risposto a sufficienza su questi temi, che chiaramente sono sempre in forte evoluzione. Una precisazione che vorrei chiedere al Dottor Ferro. Allora, poco fa l'assessore Segnana eh, si riferiva anche alla riorganizzazione ospedaliera. No? Un collega ci dice che cosa si intende per chiusura delle sezioni e quindi non chiusura dei reparti. C'è il rischio di un percorso promiscuo tra Covid e non Covid? Ci spieghi un po' come? Eh, vengono organizzate queste sezioni? Innanzitutto una premessa importante, eh, la riorganizzazione della rete ospedaliera in termini di posti letto viene fatta in base a quelle che sono le stime epidemiologiche che stiamo facendo di impatto, in base a come muterà l'R con zero ovviamente in questo momento può essere dal, dall'1,2 all'1,5, quindi facciamo delle stime con R con 0 a 1,5, R con 0 a 1,7, quindi sulla base di questo, proprio per non farci trovare impreparati, noi possiamo ipotizzare che in una situazione, ad esempio, mh, peggiorativa, comunque potremo arrivare verso il 10 di novembre con un tot di posti letto occupati che può arrivare al doppio di quelli che abbiamo. Adesso. Quindi è chiaro che riorganizziamo tutta l'attività ospedaliera eh, e, e dei reparti su con questa ottica, con un'ottica di preservare. Alcune linee di lavoro che riteniamo essenziali, ad esempio quelle che riguardano i tumori e il, il cardiovascolare che sono le principali due cause di morte. Nell'altra nell opzione ovviamente non è che viene chiuso completamente il reparto, ma si cerca di recuperare delle sezioni che ci mettono poi a disposizione degli infermieri per i reparti Covid che hanno una intensità maggiore. Si studiano quelli che sono i flussi dei pazienti in modo tale che non ci sia sovrapposizione e quindi può capitare che alcuni reparti vedano chiuse una parte del loro, delle loro stanze e, e, e quindi vengono ridotte all'attività ma non chiusa e che quindi ci sia il supporto di molti reparti per Costruire e rispondere alla ricostituzione di, eh, di eh, piccole sezioni che ovviamente si occupano di Covid. Questo eh, in un, in un diciamo, processo a fisarmonica, pronti a poter in qualche modo eh, rispondere ad un'evenienza appunto di posti letto che possono arrivare a, a quel numero di cui eh, ho parlato e ho accennato. Bene, grazie dottor Ferro. Presidente, tra i commenti che leggo, eh, che ci arrivano dai cittadini, c'è sempre il tema della scuola, molto sentito e connesso al tema della scuola c'è quello del trasporto scolastico in modo particolare. Eh, ci sono evoluzioni, novità, provvedimenti in vista? Ah, sul tema della scuola. Eh... Per noi rimane tutto così com'è, la DAD quindi eh, non, viene, non viene considerata, sui trasporti stiamo facendo le modifiche all'organizzazione per cercare di eh, riequilibrare quelle situazioni di disagio che ci sono oggettivamente, quindi eh, allo stato attuale non, eh, non prevediamo modifiche sul fronte della DAD. È chiaro che se in qualche scuola, diciamo, visto che comunque il numero di classi che sono... Che sono in quarantena sono importanti perché 147, chiaro che se all'interno di qualche scuola ci fosse un numero di classe in quarantena elevato si potrebbe ragionare di intervenire ad hoc per un certo periodo, per, dico un paio di settimane su una scuola e fare la DAD su quella scuola lì, però eh, sono al momento casi singoli, e confermo che non è nostra intenzione al momento di pensare di ricorrere alla data. Ciò che accadrà, come ho sempre detto, da qui a 10, 20 giorni, 30 giorni, c'è qui il dottor Ferro che voi sapete è la parte sanitaria dell'azienda de, della, dell che eh, sulla base delle, delle cui eh, previsioni, scelte sotto il fronte epidemiologico ci muoviamo e quindi continuiamo di questo passo. Ecco, visto che è stato citato ancora una volta il dottor Ferro, un collega ci chiede se ci sono delle richieste, raccomandazioni ulteriori che dalla parte sanitaria arrivano um, alla provincia in modo particolare, che coordina il gruppo di lavoro coronavirus. Ovviamente eh, le richieste che abbiamo fatto sono state recepite, per cui le richieste che noi avevamo messo in campo sono state quelle che poi sono state recepite anche dal DPCM nazionale e eh, sono quelle per quali noi non abbiamo visto una circolazione importante all'interno della scuola e degli elementi produttivi e quindi avevamo chiesto prima che lo chiedesse comunque il governo di chiudere le attività ludico-ricreative che c'erano attorno al mondo dei ragazzi, perché avevamo identificato in quell'area quell eh, gli elementi di fragilità e di massimo contagio e questo poi ovviamente è stato recepito nella, nel, nel DPCM che poi anche la provincia di Trento. Non abbiamo eh, identificato dei fattori di rischio particolari all'interno dei, eh, dei ristoranti. Tant'è che abbiamo, eh, abbiamo analizzato tutti i fattori diciamo, di contagio che si erano verificati prima. Abbiamo invece, per questo, anche l'appello di stasera del presidente identificato nella popolazione fragile e negli ultra settantenni, una popolazione che deve essere salvaguardata, che a nostro avviso non è adeguatamente salvaguardata neanche dal DPCM nazionale e quindi presuppongo in base ai rischi sanitari di questa popolazione che è, è questa la richiesta della della Sanità e del Dipartimento di Prevenzione: che vengano attuate delle misure più stringenti nei confronti di questa popolazione fragile, su cui eh, dobbiamo trovare delle modalità per poter preservare. Su questo stiamo lavorando. Abbiamo anche chiesto, di, eh, appunto, di porre molta attenzione alle prossime festività, che rappresentano un momento di particolare contatto e anche di elemento che riguarda il sentiment delle persone che hanno bisogno di abbracciarsi, magari non si vedono da fuori e quindi siamo molto preoccupati perché questi, questo evento delle prossime festività possa causare un aumento di contagio, contatti contagio, perché ovviamente il virus è collegato alla, a, al contagio fra la gente e quindi eh, è su questo che chiediamo di porre particolare attenzione. Alla, uh, alla task force della, della Presidenza. Grazie dottor Ferro. Siamo in conclusione. Un'ultima domanda. Eh, Presidente, medici di medicina generale, il dialogo è continuo. Tra l'altro eh, si ricorda che i tamponi eh, con un accordo preso con la provincia vengono eh, somministrati anche grazie alla loro collaborazione. Come stanno andando le cose? Sì, ci sentiamo di dire che lo, il Governo, come avete sentito, nel, nei giorni scorsi ha fatto questo accordo con i medici e Medicina Generale. Noi eh, lo abbiamo fatto antecedentemente, siamo, siamo riusciti a farlo prima, con una formula, diciamo, trentina, e siamo riusciti a farlo prima questo accordo con i medici e Medicina Generale. Quello che mi sento di dire è che c'è collaborazione, non nascondo che da parte di alcuni cittadini ci venga segnalato il fatto che viene richiesta una maggiore coinvolgimento diciamo in questa fase eh, sui medici di medicina generale, noi questo lo abbiamo, lo abbiamo anche riscontrato in tante fasi, in tanti momenti. e Quindi, mh, questo rapporto che eh, abbiamo instaurato chiediamo che venga continuamente continuamente alimentato e sapendo quanto è importante il ruolo del medico di medicina generale nella uh, sanità territoriale, perché è lui che ha il primo contatto con il, con il paziente, è lui che conosce la condizione familiare di, una, uh, di un paziente e quindi di tutta la, 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 la famiglia e di tutti i soggetti che girano intorno ad un, ad un paziente, quindi è un, ruolo, è un ruolo centrale che in questo momento in cui c'è bisogno di una forte presenza Territoriale deve, è, ancora più, è ancora più importante. Quindi, questo rapporto che vogliamo instaurare, che abbiamo instaurato con i, con i medici di medicina generale, cre, crediamo debba andare avanti e chiediamo ovviamente anche a loro di poter collaborare sempre più fattivamente eh, con noi e con i territori, con i sindaci per riuscire a superare questo momento difficile che stiamo vivendo. Grazie Presidente, credo che abbiamo risposto alle domande che ci sono arrivate, possiamo chiudere qui questo collegamento con la stampa, vi lasciamo col solito cartello, raccomandazione, bisogna essere responsabili, la miglior difesa sei tu. Grazie e buona serata.